Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella taverna di Zeno. Bentornati. Bentornati, anzi, perché questa è la continuazione del video precedente. Video infuocato, solo video a bomba proprio su sto, box, su sto canale. Ci fanno vedere il nostro caro amico Benji, le carte che abbiamo trovato. Ragazzi, God Pack nel box precedente con un Bardock. Quindi sono due, perché abbiamo trovato due, quindi il Bardock. È una Nidazza in quel God Pack. Direi che non ci possiamo lamentare, abbiamo trovato ben 9 super rare, che magari a fine video andrò a fare un recap, così potete vederle nuovamente. Direi di partire subito col box perché sono veramente ansioso. Allora, nell'altro video l'ho chiamato il piccolo perché mi serviva. L'ho trovato. Io non so veramente più come fare con questo ragazzo, veramente. Allora, tappi un verde e scegli una battle card avversaria, la mandi KO e questa carta mi guadagna 5.000. Quando attacca, peschi una carta, come ogni leader praticamente esistente. Idem, non flippato, attacchi, peschi una carta. Molto molto forte, veramente molto molto forte. Allora, partiamo subito con questo unboxing, direi, il secondo di oggi. E visto che ho, diciamo, trattato male la colonna di sinistra prima e mi ha ricompensato, partirei con quella di sinistra, appunto. Iniziamo. Ovviamente stavolta non cerchiamo un altro God Pack perché sarebbe veramente da rotti proprio. No, tu certo, non preoccupare. Cerchiamo invece un altro Bardock, magari due, se riesco a trovarli, e la Secret. Quindi, se non ne chiedere troppo, Bandai, mi ha messo un altro box molto goloso, va bene. Va bene così. Magari un altro buon foil. Planet Namek foil, molto molto bene. E i Rudegarn, ok. Non male. Va benissimo. Not bad at all. Ok, Demigra. Tra l'altro la bustina colpevole prima di contenere il God Pack era di un baby, quindi trattiamole bene le bustine di un baby. Lasciale per ultimo il baby. Comprerò solo bustine e baby. Esatto. Kefla. Molto bene, nice. Seconda busta, mi ha trovato Kefla. Non male, non male. Non ci possiamo lamentare. Anche perché se non ne trovo più va bene, appunto comunque non penso di giocarne più di due. Nel mazzo. Nel mazzo. Nel mazzo che ho in mente, non è vero, no. Troppi mazzi poi non va bene. Quindi Vegeta, molto buona. Sì, non è sì, no, esatto. Va bene buildarsene magari uno, due. Leader wow. Foil, molto molto bene. Baby. Visto che Marco è molto fan di Baby. Va bene. Soprattutto il drop 6 che hai trovato nella box. Sì, sì, decisamente. Allora, vediamo un po'. Ma che cosa può? Popo, Boxing, Trunks, forte. Un altro Bardock, va bene. Come ho detto prima, quel Bardock, non male. Per evolverci sopra. Il Bardock costo 5 di Crosswords. Crosswords. Temper, Kamamea. Ok, perfetto. Baby. Minus Killzone. Vedo sbrilluccicare. Revenge Deathfall. Che forte. Molto molto forte. Come tutte le carte di è il quarto. Ragazzi, ogni volta che uscirà una carta di baby, sapremo che udiremo un fortissima da parte di Marco. Dai, l'hai detta. No, se ce la puoi leggere tu, andrei a provare. Se il tuo leader è baby, prende più 10.000 fino alla fine Marco. Della battle. Vabbè. Il quarto. Prende più 10.000 fino alla fine della battle, è una battle card avversaria, prende meno 15.000. Trunks è entrati due in realtà, sì, è forte. Sì, no, comunque sia Trunks è forte. È una super. È una super. Andiamo, quarta Nidazza. Abbiamo fatto il settino. Perfetto. Sì, due tu e due io. Due io e due Marco. Siamo a posto così. Andiamo a mettere qua sotto. Io due no. L'ho già preso. Tanto io dico ho i Bardock, però non ho gli Iron Will, quindi neanche. Vabbè, li trovi oggi. No, oggi dobbiamo trovare gli Iron. Te pareva. Io adesso scambio. Ah, certo. Io non sono dovuto comprarli. Vabbè. Se vuoi, se trovo un fu, te lo scambio per 4 balli. Un fu per 4 non mi serve, però è una buona offerta. Qua si stanno scambiando roba. Che non hanno ancora in mano. Che non hanno ancora in mano, esatto. Quarto Vegeta, molto bene. Vabbè, tanto la bustina l'abbiamo. Terza Cronoa.
Terza cronoma, va benissimo. Nail, buono, il terzo. Cioè il terzo, con i due coordinate, il terzo. Quindi tutto bene. Stiamo andando leggermente più velocemente, ragazzi, perché tra neanche un'ora dobbiamo essere a un torneo che si terrà al Goblin di Torino. Venite in tanti. Venite in tanti. Non lo vedranno mai in tempo questo video, però va bene. Tapion. Ok. Tanto guardo. Sì, in triple flash. Però non SPR. Bandai, che mi conviene. Boh, così ne ho. Così ne ho 4. Posso. Non uscite più. Comando. Devo uscire altri Bardak, così ne ho 3. Esatto, un altro Bardak mi serve. Vabbè, sta colonna in pratica piena di super rare, va benissimo. Sono tutte ottime. Non ci possiamo lamentare, direi. Ricordatevi, quando andate al Goblin o al GT o dal Davide, colonna di sinistra. Esatto, colonna di sinistra, esatto. Soprattutto bustina con baby. Ludegar Foil. Gohan, molto buona nel Lineage. È lento, ma non è male, esatto. Adesso potrebbe diventare abbastanza forte, ora che tutti stanno buildando control. Ha tempo per mettere giù le sue carte, diciamo. Gold Park, no. No, non esageriamo, ragazzi. Non esageriamo, perché davvero quella gente da casa ci manda a quel paese. Giustamente, anche. Impossibile. Iniziamo a fare così, almeno non ci spoileriamo le carte. Successore Vop, buono, visto che ho due Bardak. Beh, la smetto, ragazzi. La smetto. Il baby. Quali Bardak? Eccolo lì. L'ultimo baby della colonna, attenzione. God Pack. No. Però. Trunks, va benissimo. Va bene. Il terzo. Penso di averne già un settino completo. Adesso. Vabbè. Baby Benjamin, Foil. Vabbè, stiamo superando il budget con l'Uncommon Foil, direi. Molto che bene. Iniziamo con adesso la colonna di destra, ovviamente. Io spero che le carte siano in camera, ragazzi, perché... Ma penso di sì, cioè, ce n'è di spazio. Ormai sei diventato un... apri buste professionista. Dai, questa è una super interessante. L'ha detto, ragazzi, l'ha detto. Lo sento. Oh! E ciao, aveva ragione! Mi stringo la mano, e anche che, Madonna, che super. E anche che super. Tra l'altro mi serviva il mazzo verde. Forza, sì. Per chi non lo sapesse, Barrier. Già lì. E quando mai. Double Strike. Active Main. Bond 2. Quindi forte. Non specifica la matchline. Esatto. Ok. Forte. Una volta per turno, scegli fino alla carta d'avversario e la mandi KO. Già. Così di gratis. Senza pagare nessun costo, ovviamente. Quindi molto molto buono. Me ne servono altri 3, mi raccomando. Quanto è bella l'SPR di quella per i barbaro lì, qualcosa. Ah. Matteo. Quanto è bello l'SPR di quello. Mi, ragazzi, veramente, l'SPR di questa carta qua che adesso sbusterò è veramente veramente forte. Spero per te. Flauto. Quarto flauto. Ok. Abbiamo il settino. Possiamo cancellare anche noi col flauto, finalmente. Va bene, ne ho 3. Direi che possono bastare. Basta. Basta. Per favore. E direi di fare una bella cosa. Teniamo la busta con baby per l'ultima. Ci porta fortuna. Però sei la prima a Marco. E la faccio prima a Marco, dai. Quinto flauto. Nel caso in cui Marco dovesse redimersi uno di questi giorni, direi non gioco più verde, gioco blu. Non gioco verde, gioco blu. Bravo, perché sarebbe meglio il quinto flauto. No, il quarto flauto. Altri 8 euro probabilmente. Sì, possibile. Terzo successo Robop, va benissimo. Mancano ancora tre super rare, direi che. Un'altra prova, direi che ce la possiamo fare. Va bene, iniziano ad arrivare i gom per me adesso. Combo, forte. Eccolo! Attenzione, lo cercavo, me ne serviva uno, non di più. Molto bene. Vabbè, direi che mi posso lamentare comunque. No, devo farmi un settino, se no mi viene l'orticaria. Che cazzo. Non lo so. Non facciamo nomi. Ogni riferimento a
cosa persona è puramente casuale. Una persona che... Lui non sa che è stato memato a vita per questa cosa, perché non è più nel gruppo. Però voleva anche... c'era un ragazzo che aveva i settini di ogni carta. Ma se non li aveva delle ultimate che ne puoi giocare. Delle secret, esatto, Victory Strike vero. Voleva averlo per 4, perché sennò gli veniva l'orticaria, perché non aveva il settino. Ma no, in realtà ne voleva aver 5. Uno da giocare e 4 giusto. Nel... quarto Banisher Fu. Buono. Ho detto c'è la secret, invece no. Che brutta sensazione. Basta però con queste secret, mattina ne ho già trovata una. Già. Vabbè, qua ce ne sono due di secret. che ti costa? Gold pack con solo secret. che ti costa? Ti fammi trovare una. Gold pack solo secret. Non riesco. Facciamo Maria, io. Ho visto una super rara. Penso sia possibile. Ho visto una super rara. Tipo il bordino, però non so che cosa sia. Invece no. Anche qua pensavo ci fosse la secret dietro, invece no. Mi sto illudendo da solo, rimarrò col cuore spezzato. Comunque, nella seconda espansione, tipo, le bustine, diciamo, buggate erano quelle con selle. E sì. Questo probabilmente saranno quelle box. Probabilmente. Quindi quando arrivano i box, solo bevi, mi raccomando. Tanto che ci stegni, ci lascia. Vabbè. Quanto sono forte da 1 a 10? C'è, c'è. Lo sentite questa presenza? Ottimo! Questa presenza sulla destra che mi sta, diciamo, col fiato sul collo. E il nostro caro amico Benji, che sta pensando tra sé e sé: ma quanto culo ha sta ragazzo? Ma non è possibile. Non è possibile. Leggi nel pensiero, Benji. No, vabbè. Leggo nel pensiero. Sono contento per te, sincero. Io non lo so provare. Ok. Forte. Vabbè, poi comunque siamo un gruppo di. Siamo un gruppo di amici che comunque ci si aiuta a vicenda. Se ci manca qualcosa, ce la si presta, ce la si regala. Non è un problema. Ce le si sbatte in faccia. Tranne a Marco. Tranne a Marco, ovviamente. Poi Marco sta con me praticamente, quindi. Sì, non si infatti. Sì, siamo insieme. Siamo una coppia gay aperta, esatto. Cosa hai trovato? Sei. Ragazzi, manca solo una rara. Un altro slug. Probabilmente li regalerò ai bambini poveri. Ma il baby, Madonna. Un gold pack. No, però se tu senti la differenza si sente. Penso. Questa probabilmente magari è, sbaglio, è una rara. Questa probabilmente è una rara. Invece è un andamento. Invece non super. Invece è una rara. No, vabbè, la combo foil. No, super combo foil. La seconda, se non sbaglio. Molto molto bene. Mi servivano giusto per mozzoli, quindi. Un mazzo che pensavi di farlo. Esatto. No, è sempre lo stesso con gli Anilazza, i piccolo e. Gli Anilazza non sono. Disse lui con le mie carte. Allora. Vediamo un po' se saremo fortunati. No. Vabbè, l'ho detto ragazzi, qua dentro. Qua non c'è nulla. Sento differenza, sì sì. La presenza quasi accecante della secret là dentro. Quattro. Cronone o quante ne volete? No, sono lontano. E invece mancava. Vabbè dai, mancava lui. Mancava lui. Quindi niente God Pack per me. Marco, ti faccio allungare sulla scrivania. Ragazzi, probabilmente allora, niente God Pack, quello ok. Facciamo pubblicità anche al locale. Il quarto trance, buono. Direi che non è per niente male. Oh. Eh beh, il baby, ovviamente. Dietro c'è la secret. No, non c'è nessuna secret, purtroppo. Quello era un dito medio per Matti che ci sperava. Va bene. Beh, direi che direi che è andata più che bene. Non ci possiamo assolutamente lamentare. Facciamo un piccolo recap di oggi, diciamo. Allora, vabbè, le rare. Vabbè, sì, le sfogliamo solo per farle vedere. Batterò sulle carte molto molto buone. Questa. Ok, quindi andiamo a fare un piccolo recap delle super invece. Non ho trovato purtroppo il terzo Bardock, però direi che non posso andare. Davvero? Comunque. L'hai detto davvero? Hai osato dire una cosa del genere? Vabbè ragazzi, uno ci spera sempre, no? C'è Erico che mi sta mandando a fanculo in questo momento, però uno ci spera sempre. Ok, fra, piccolo.
Bardock, Vegeta, Goku, Kefla. Questa è una promo, non c'entra niente. Queste sono le promo. Anilaza, 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 Goku, 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 Slug, Anilaza, Devi. Vabbè, due Anilaza. Ok, sì, vabbè. Hate of Mastery Son Goku, Mira Creator Absorbed, e Tolkos Vegeta, Bardock, molto molto forte, Piccolo, doppia Kefla, Hirudegard, Anilaza, questi non li contiamo perché li ho comprati, due Anilaza, quindi due Triple Flash, anche questi non li contiamo perché li ho comprati questi, Slug, fortissimo, Baby. Direi che è andata molto molto bene, sono in totale 9 più 7, sono 16 super rare, più quelle che ho comprato 4, sono 20 super rare del set nuovo, va benissimo, non mi posso lamentare assolutamente. Adesso direi di stoppare questo video, di lasciarvi con un attimo di suspense, e poi di iniziare con l'unboxing molto molto rapido, ragazzi, dell'Ultimate Box. Quindi, niente, detto questo, vi saluto, bella a tutti. Ciao!